Tarcisio Lora, edizione 2004 di questo carnevale ambrosiano erbese, forse più che mai incerto fino all'ultimo per queste condizioni meteo. Sì, visto le condizioni di ieri mattina abbiamo temuto veramente che anche quest'anno si rimandasse in primavera, meno male. Diciamo qualche numero, innanzitutto quanti sono i carri che sfileranno? Allora, i carri sono 22 più 4 gruppi, quindi è un carnevale 2004 veramente all'insegna della grandezza. È bene dirlo, non soltanto da Erba, naturalmente dai paesi vicini, quest'anno si è anche un po' esteso il raggio d'azione, vero? Sì, da Ponzate, Upiglio, abbiamo paesi, l'ultimo in Oggiono. Forse ha nuociuto anche la sospensione del carnevale di Como di Oggiono della settimana scorsa. Sì, quello senz'altro. Nel modo erano 24, due si sono ritirati, 22 insomma sono un bel numero. E poi in piazza la degna conclusione. Degna conclusione della la presentazione appunto di ogni carro, come facciamo ogni anno. E allora diamo il via alla sfilata. Grazie, buon divertimento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6. Scuola media statale di Upiglio, vero? Sì. Come avete pensato di festeggiare questo carnevale? Già dall'anno scorso abbiamo un gruppo di maggiorette. La base è ginnastica artistica, però facciamo anche l'uso del bastone. Che età hanno queste ragazze? Da 10 a 14. Tutte della scuola? Tutte della scuola, sì. Approfittiamo della vicinanza sindaco e Don Antonio, con loro anche il gruppo degli artisti erbesi, vero? Magari parliamo di loro. Allora, parliamo di questa giornata un po' sui generis, dove ognuno si sente libero di fare una volta all'anno quello che vuole e di mettersi in libertà, una giornata di allegria, una giornata in cui si dimenticano possibilmente i problemi, ma ho visto un carro sul discorso Parmalat, Alma Parmala, girato al contrario, e ha una ragione, è una malattia che il nostro paese purtroppo sta vivendo, ma questi sono momenti in cui la comunità si ritrova, in cui il senso di appartenenza diventa più forte, e quindi io direi che il carnevale va vissuto come una festa della gente, della popolazione, e una ricchezza per la città che noi vogliamo sicuramente mantenere e perpetuare. Quest'anno ci sono parecchi gruppi, ancora una volta, nonostante il tempo un momentino inclemente, oggi fortunatamente non nevica e non piove e sarà un grande carnevale erbese un'altra volta. Avete controllato, non c'è dell'ironia sull'amministrazione comunale? Ho visto e aspetto a vedere, perché se ci fosse dell'ironia è comunque ben accetta, perché se l'ironia è fatta in modo civile e costruttivo è ben accetta. Don Antonio, allora è il momento della festa, vero? Certo, momento della festa, perché siccome siamo impegnati per una quaresima intensamente vissuta, vogliamo passare un carnevale gioiosamente insieme. E allora siamo in una situazione assordante, però forse vale la pena con lei anticipare quelli che saranno i contenuti della quaresima. Contenuti della quaresima che seguono le linee tradizionali, che sono quelle delle origini, quelle più autentiche, e ci permetteranno, se vissute, di trovarci più realizzate anche come uomini e quindi pronti a esprimere la nostra dignità di figli di Dio. Allora prima godiamoci questi ultimi attimi di festa, grazie. Regno Ateniese! Dove siete andati a prenderli questi vestiti? Segreto, scusi, eh! Quanto ci avete lavorato? Ma tantissimo! Tantissimo! Siete uno più bello, uno più elegante dell'altro. Grazie, molto gentile! Grazie. Sei l'unico! Ma se ti vedono in municipio così, come cosa succede? Non ho parole! Non lo so cosa succede. Beh, certo. Io mi trovo bene in questi panni, per cui succeda quel che succeda. E allora mi raccomando, anche in ufficio, da dopo. Comunque è troppo bella. Siete elegantissimi, complimenti.
Oh, quest'anno anche un caro della Casa della Gioventù di Erba, vero? Sì, sì, siamo a Casa della Gioventù di Erba, l'oratorio Casa della Gioventù. Abbiamo rappresentato la primavera, ma più che altro è Vivi la Vita, perché è l'oratorio che porta i bambini verso la vita. E in effetti c'è anche Don Andrea che ci ha aiutato tantissimo e Suor Candida, perché abbiamo avuto anche l'aiuto delle suore. E l'oratorio, il carro in pratica rappresenta il campanile e le sagome di Pelistirolo sono i bambini, i fiori, fiori e la vita. Sulla testa un nido, che cos'è? Guarda che bello! È la vita, la nascita! È un nido, appunto, la nascita. E altri bambini sono vestiti da alberelli, ci sono le farfalle. Ci hanno aiutato tantissimo anche le ragazze della Casa della Gioventù per i balletti, le coccinelle, e ci sono le mamme fiore. Istituto San Vincenzo di Erba, l'isola che non c'è, vero? Mi sembra giusto, anche perché è bello sognare e soprattutto in queste occasioni bisogna sognare, e lo facciamo in un'isola che non c'è, ma c'è perché l'abbiamo creata noi. Genitori, insegnanti, bambini tutti assieme, vero? Sì, siamo genitori, insegnanti, bambini, ci siamo dati un po' da fare per dare un po' di colore su una tematica che comunque è sempre molto usata nel carnevale, quindi è questo discorso non nuovo, ma senz'altro da tenere presente. Anche i costumi ben curati, insomma, un gran bel lavoro, complimenti. Le mamme sono bravissime. Come al solito, senza di loro. Esperar é o fogo ardente das paixões
noite das paixões, que faz da vida um mar de emoções. Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê. Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê. Bambolê, só eu e você no bambu, no bambu, bambolê. Preta, você é minha paixão, estrela incandescente no meu mundo de ilusão. Quanti bambini per il carnevale? Guardi, guardi quanti ne sono già davvero tanti, è la loro festa tra l'altro. A cosa vi siete ispirati? Guardi, piuttosto che chiedere a me dovrebbe chiedere a persone più competenti, chiedi a lui a che cosa ci siamo ispirati. A chi chiediamo? Crevenna, buongiorno, a cosa vi siete ispirati? Shrek, perché è uno dei... si direbbe a tutti gli animali, no? Ci sono. E allora... ci siamo dati a questa idea. Bravi! Tutti colorati in faccia, insomma. La moglie, ecco, la principessa. Quanti bambini ci sono su questo carro? Ce ne saranno una ventina, poi c'è anche il gruppo. Vamos lambar, iaia, vamos lambar, ioiô, vamos dançar essa dança, ioiô. Vamos lambar, iaia, vamos lambar, ioiô, vamos dançar essa dança, ioiô. Venha lambar, menina, venha lambar, vovô, venham dançar a lambada do amor. Venha lambar, menina, venha lambar, vovô, venham dançar a lambada do amor. Pra dançar é só preciso muito amor no coração. Vem chegando mais pertinho, estou louco de paixão. Pra dançar é só preciso muito amor no coração. Vem chegando mais pertinho, estou louco de paixão. Al serio, buongiorno. Buongiorno. Cosa ci fa così conciatole? Purtroppo siamo la città del carnevale. Rappresentiamo la città di Alserio, il paese di Alserio. Ah, quindi avete ricostruito il paese? Ricostruito il paese con tutti i loro movimenti. Quindi c'è di tutto qua. C'è, tutto, allora. C'è il campanile, c'è la città, ci sono i motorini, ci sono le macchine, ci sono i segnali stradali. Dov'è il lago? Il lago non l'abbiamo portato, era un po' faticoso portare il lago. L'anno prossimo? L'anno prossimo ci pensiamo. Comandante Cabano, il pomeriggio di carnevale per voi è sempre una giornata di super lavoro? Eh sì, è sempre un lavoro che praticamente è cominciato a mezzogiorno e finisce stasera tardi, che dobbiamo controllare un po' tutta la situazione e garantire un po' la sicurezza in giro ed evitare che i soliti dispettosi combinino qualche disastro in giro per le varie vie della città. E comunque si rimane sempre ai dispetti, non si arriva mai a episodi di particolare gravità? No, fortunatamente... sono soliti scherzi di carnevale, ma diciamo qualcosa fanno anche ridere senza essere cose gravi, che sarebbe peggio se distruggessero qualcosa oppure creassero dei danni anche alle persone. Complimenti personalmente per la promozione, vero? Grazie. Este é o frevo maluco, feito pra gente dançar. Chegado de Pernambuco, parado ninguém vai ficar. Se este frevo esquentar, o embalo não pode parar. Se este frevo esquentar, o embalo não pode parar.
de fora tá dentro, quem já tá dentro não sai. O frevo maluco contudo, a nossa onda não cai. Tem muito coroa brincando, passando jovens pra trás. Tem muito coroa fazendo o que muita gente não faz. Este é o frevo maluco, feito pra gente dançar. Chegado de Pernambuco, parado ninguém vai ficar. Se este frevo esquentar, o embalo não pode parar. Se este frevo esquentar, o embalo não pode parar. Chegou de fora, tá dentro. Tá dentro não sai, o frevo maluco tocando, a nossa onda não cai. Tem muito coroa brincando, passando jovens pra trás. Tem muito coroa fazendo o que muita gente não faz. Ragazzi, è pure un piano mancato, ci credete? Non si può fermare qua lei, è divieto di sosta, circolare, circolare! Santa Chiara Pontelambro, il giro del mondo in 80 giorni. Sì, è stato molto bello anche quest'anno per i preparativi. Siamo stati uniti grazie anche alla collaborazione delle nostre suore e grazie all'entusiasmo sempre dei bambini. E il nostro giro del mondo in 80 giorni, tocchiamo vari continenti, appunto la Spagna, la Cina, e l'Asia e l'India, dove la protagonista è proprio Adwa, che sarei io con il mio Mr. Fog elegantone. Ecco, speriamo di passare una bellissima giornata e grazie alla nostra Betty, la quale ha dato tanto aiuto nei costumi e nella preparazione a tutto. Vedo che avete dei sacchi di coriandoli, ma cosa pensate di seminare tutta erba? È probabile, un po' di allegria. Specialista in salassi, clisteri, cavadenti. Non sono ancora esperta in tutto, sto ancora facendo qualche studio, ma... Vabbè, gli arnesi però ci sono. Gli arnesi sì, ecco, lì ci arriviamo. Allora, San Maurizio, l'oratorio. Noi siamo Pontelambro l'oratorio, va bene lo stesso, le sempre oratori. Cosa rappresentate esattamente? Corte, noi facciamo cortigiani, re e regine, abbiamo così scelto il tema della FOM, ci è andato bene senza uno scopo particolare, un simbolo particolare, però ci è piaciuto e allora ci siamo messe così, un po' a fare tutto il complesso feudale al suo completo. Questo cartello è quello delle regine, poi ognuno ha il suo cartello in specialista. E per quando non è troppo chiaro il vestito, allora specifichiamo bene cosa siamo a fare. Mi sembra
Bateram em minha porta e eu fui ver quem era. Vi um rosto coberto de lágrimas. Era ela, era ela. Bateram em minha porta e eu fui ver quem era. Vi um rosto coberto de lágrimas. Era ela, era ela. Eu consultei o meu coração, fiz um julgamento, achei a solução. Entra, a casa é tua, esquece as ilusões da rua. Mandate baci alla regina, ho preso il cioccolato sulle orecchie. Alla regina, 40 martellate sui denti. Guarda! Andiamo! Che bello bianco fa! Vinghi, che brutta! Si è svegliato quando ho visto lei! Ciao allora. San Maurizio d'Erba, cosa ha rappresentato in questo carro? Il regno della fantasia di Stinton, il libro più venduto quest'anno dei bambini. È il regno degli gnomi e il regno delle streghe abbiamo scelto. Sì. Qui abbiamo dei folletti, abbiamo degli gnomi. E poi abbiamo Geronimo Stinton. Questo topastro? È Geronimo Stinton. Stinton. Speriamo di fare una bella giornata. Grazie. Dobbiamo salutare tutti quelli di Carnevale. E poi anche quelli di Erba. Siamo amici del Melograno, ma prima siamo già in modo particolare, poi tutti i ragazzi che sono vicini a quel gruppo proprio andiamo avanti così troppo bene, andiamo avanti con l'azione di Erba, con le sette parrocchie di Erba che canalizza questa manifestazione che sarà
ufficialmente al Comune. E allora buon divertimento a tutti. Allora, noi genitori e il Melograno assieme per un unico caro questo carnevale erbese, vero? Sì, quest'anno abbiamo organizzato un carnevale tutti assieme noi gli SFA di Erba. Siamo cooperative di ragazzi con disabilità e niente, abbiamo pensato di metterci assieme per fare col tema del circo questo carnevale nel tempo libero. E ragazzi, immagino che avranno preso l'iniziativa con grande entusiasmo. Sì, sicuramente, come in tutte le cose che organizziamo cerchiamo di dare parte anche a loro. E come vedete la fantasia si è lanciata con animali, domatori, abbiamo un po' di tutto, lanciatori di coltelli, pagliacci. In effetti qui la fantasia non manca. Complimenti, grazie. Não chores, querido, que eu te quero bem. Se choras na minha frente, dentro do peito eu choro também. Meu bem chorando, chorando por causa de mim. Só porque ontem à noite o nosso amor chegou ao fim. Fate voi qua? Facciamo Alice nel paese delle meraviglie. Giustamente non poteva mancare una bella fiaba. La fiaba carnevale. Quanti ragazzi siete? All'incirca non lo so, 20-30. Dov'è il 2 di picche qua? Il 2 di picche. Il 2 di picche, volevamo farglielo fare a lui, però era troppo scandaloso, se no. Era troppo un'offesa. Allora, inferno paradiso, qui non ci scappa, vero? Non si scappa, sempre la solita storia. Tutti all'inferno. Ma ci siete affezionati allora? Sempre, molto affezionati noi, specialmente all'inferno.
radio per un ciclo del divertimento. Essendo amico di Baltam Bembo, sono in silenzio, che può diventare musica se rimo sgombo su qualsiasi tempo che frequenzo. Con l'audio, l'auto radio, nell'auto canto resto, faccia a faccia come una fogata nell'autopasto, capomastro, con mani di mano quali mi costruisco. Immagini di una giornata, immagini della disco, e mi stupisco, progresso disco, non sbattesco, non sbattesco, mi tocca un disco, non sbattesco, non sbattesco. Fibrillazione, la nuova posizione, ma tizza la tizza piena, mi delizia la tizia oscena, ho fame nel problema se mi schizza la pizza a cena, serata a tema, ben accetta e salame a fette spesse, VHSS non bastasse sulle casse. C'è da Vindela quest'oggi in alta uniforme. Sempre, carnevale sempre, sempre carnevale di erba. Avete un carro che è veramente bello, vero? Ma devo dire che hanno lavorato moltissimo perché hanno cominciato subito con le feste e hanno lavorato sodo. È veramente tutto fatto a mano e ideato da loro, dai ragazzi di Vindela. E vedo che ti hanno addobbato mica male. Mica male perché tutti compresi, abbiamo fatto festa a tutti e faremo festa a tutti. Hai notato il tema dei pirati? Esatto, perché? Ma volevamo contraddire un po' tutto. Sai che c'è adesso il vizio di pirattare tutto, noi vogliamo invece non pirattare, vogliamo diventare buoni. Autentici. Autentici, ma buoni e generosi. Fate una caramella, ci vedo. A Cellasco tutti i toppastri, eh? Sì, quest'anno è un carro divertente per stare in allegria, un'allegria sana e basta. Com'è sta coda da sostenere? Fate, girate erba con la coda in mano. È una coda che parla, divertente, si scherza, si ride. Ehi, ragazzo! Andiamo, ci siete? Dai che sono cazzo di faccio la fine, dai!